destra Morelli, tre gol! Arriva in qualche modo Morelli, prova la giocata di Fino! Il colpo di destra di Morelli sul cross di Parisi. Allora, come nasce la trattativa? La trattativa nasce che un giorno ero al mare, mi ha chiamato il mio procuratore e mi ha detto varie offerte che avevo in ballo e tra queste varie offerte c'era Messina. E io sinceramente non ci ho pensato due volte perché Messina è una grande piazza, piazza calda, piena di tifosi, poi oltretutto anche la città sul mare, io vengo da una città che è sul mare, quindi cioè, c'erano tutti i presupposti per accettare subito la proposta. Come inizia il mio percorso? Il mio percorso inizia all'età di 8 anni, quando andavo a giocare insieme ai miei amici nel campetto vicino a casa. Poi sono andato a giocare in una società dove facevano le cose un po' meglio per vedere se riuscivo a fare qualcosa. Subito dopo un mese sono stato contattato dalla Fiorentina, dove ho fatto quasi tutto il settore giovanile, e finendo poi la primavera a Livorno. Dopodiché ho iniziato nei professionisti con Livorno. Soddisfatto del mio percorso? Sì, però bisogna sempre ambire a fare molto di più, cioè non mai accontentarsi nel nostro lavoro. Cioè, ho vinto un campionato, ho giocato per la Juventus, ok, ma io ho fame, voglio sempre arrivare oltre. Infatti questo anno per me è importantissimo. Che cosa faccio quando non mi alleno? Principalmente gioco alla PlayStation con i ragazzi che giocano anche loro a calcio, che siamo sparsi in tutta Italia. E poi mi piace anche vedere la città dove vivo, visto che il nostro lavoro ci porta a vivere in diverse città. Mi piace viverla un attimo la città, vedere le cose nuove, anche i cibi nuovi, qui so che fanno bene, le arancine e i cannoli. Il sogno nel cassetto è arrivare a giocare in Serie A. Allora, quest'anno con la maglia Vessina voglio sudare la maglia, stiamo creando un gruppo compatto. Tanti ragazzi giovani e molti ragazzi che hanno esperienza, tutto un gruppo unito per portare Messina dove si merita e vedere di fare una grande stagione e portare più gente possibile allo stadio, perché quando la gente torna allo stadio vuol dire che la squadra è bella da vedere, è bella da vivere, tutti insieme per un unico obiettivo. Forza Messina!